Amato, mi dicono che devo cominciare io. Sì. Abbiamo chiuso la conferenza stampa di martedì con una mia domanda. Hai il numero 10, giochi il derby, se fai il gol ti fai il selfie sotto la curva. L'hai fatto? Sì, l'ho fatto, l'avevo preparato con Ale Berardi già in camera. E sono stato fortunato che ho segnato sotto la sud e sono contento per il risultato e soprattutto per la prestazione della squadra. Senti, emozioni particolari, sensazioni particolari, tu ne avevi giocate di importanti, di derby in primavera, che nonostante sia primavera immagino sia, ci sia una grossa pressione a Roma, ma oggi cosa hai vissuto con quella curva in quel modo piena che a Messina non vedevamo da tempo peraltro? Sì, sono stati fantastici per 90 minuti, siamo stati bravi noi ad andare in vantaggio e poi a continuare, chiudere la partita e siamo contenti, ci godiamo questo risultato e pensando però già a domenica. Senti, mancava Mancini per squalifica, ha completato il centrocampo Bortoli, però sostanzialmente non è cambiata la musica, vi ha dato comunque una buona mano anche lui. Ma assolutamente sì, Marco è un grandissimo giocatore e penso che cambiando i giocatori non cambia l'identità della squadra. Quello che vuole il mister lo vuole per 20 giocatori, per 22 giocatori, quindi quando va in campo Marco, Mancio, non penso che ci siano problemi. Possiamo dire che sei già uno dei leader di questa squadra, sei arrivato da così poco tempo ma ti sei calato immediatamente nella parte. Leader no, c'ho 21 anni, leader Giorgio penso in questa squadra, c'è chi è più grande e chi giustamente si deve prendere più responsabilità, io cerco di fare il mio e con il contributo della squadra provo a dare il meglio. Quanto può risultare importante una vittoria ottenuta così nel derby contro la Regina per il proseguo di stagione, visto che dovrete comunque ancora rincorrere la salvezza diretta? Ma sì, infatti noi ci godiamo il risultato, ma il campionato ancora è lungo, dobbiamo cercare di provare a raggiungere la salvezza il prima possibile perché è quello che vogliamo tutti quanti. Amato, cosa hai provato dopo il gol? Che emozione hai provato? Era già dalla prima partita che volevo segnare sotto la curva e è stata una bella emozione, il primo gol sotto la sud contro la Regina con un pubblico così è stato bello, veramente bello.